Buongiorno ragazze, ho la casa sotto sopra. Stamattina dovevo pulire, cambio di programma, faccio la valigia. Intanto andiamo via per una settimana. Mi sono già programmato tutto, praticamente ho fatto, qua mi sono messo un po' di pasta e così ho già 1, 2, 3, 4, 5 pranzi pronti praticamente, perché ho anche il ragù. Allora, ho fatto il ragù che ho messo dentro il freezer, dopo li devo tenere, lo tiro fuori prima di andare via. Lo metto dentro una borsa termica, così parto già avvantaggiata, ecco. E così, perché siamo in un appartamento, così non devo neanche star lì a cucinare il pranzo, ecco. E dovrò andare a prendere solo un po' di pane. Ah, neanche devo prendere le verdure perché avevo le carote in casa. Adesso mi sono fatta le carote alla coreana e niente, non devo comprare neanche le verdure, ragazze. Cioè, dopo mi prendo questo qua. Guardate, prendo questo e niente. Evito di comprare anche le verdure questa volta. E va bene, adesso mi organizzo un po' perché anche qua c'è un casino, devo tirare via tutto dallo stoviglie, devo lavare qua perché ho fatto alcune cose ieri sera, cucinato ieri sera prima che così dopo quando arrivo non devo fare più niente, cioè non devo fare più niente, farò due bistecche, ecco, tutto lì. E basta, adesso incomincio a mettere tutto, poi devo prendere anche dei vestiti, giustamente. Adesso mi organizzo, ragazzi. Se volete, facciamo tutto insieme. Allora, ho preso questa borsa qua. E poi se devo andare a fare la spesa. Tutta la pasta. Allora prendo anche questi qua che li abbiamo aperti ieri sera, cubanesi. Poi se non ho tempo anche per il pane va bene così. Ho preso anche un ombrello perché siamo talmente fortunati che piove questa settimana. Allora vado via con la Birkenstock e così le scarpe ho solo queste da mettere in valigia. Andrea mi fa, prendiamo un borsone grande. Ma perché dobbiamo prendere un borsone grande? Ognuno prende il suo. Ti fai la tua valigia, non è che devo fare sempre io tutto. Che poi alla fine io lo faccio lo stesso, cioè non è che... Però... Allora, io prendo questa valigia qua. Che tra l'altro, poverina, si sta anche rompendo questo manico qua. Così la finisco di usare, guarda. Ho notato queste cose qua quando sono andata in Lituania con queste borse qua. Vediamo, fa lo stesso. Comprerò un'altra nuova. Allora, come costume prendo quattro costume. Poi ho preso anche un pigiamino, questo qua è molto leggero, questo qua l'avevo comprato in Lituania, va benissimo. Allora qua, sicuramente un giorno, una sera andiamo a mangiare anche qualcosa di fuori, sto pensando di prendere anche un vestitino, sì. Ah, vestitino prendo questo qua. Non so se si vede, ho fatto così praticamente. Tra l'altro questo qua l'avevo comprato al mare.
Questo non si, cioè, va stropicciato, è questo. Non devo neanche stirare, ecco. Allora, come pantaloni, perché tra l'altro stavo guardando anche un pantalone così, che non me lo metto mai. Questo qua mi prende andare al mare, quasi quasi. Sì, tanto nero. Devo prendere qualche maglia anche da abbinare. Cioè, faccio proprio così. È un pantalone molto lavorato, non so se si vede, ci vuole una cosa molto semplice. Per la sera un po' più elegantina, io direi che basta. Cioè, poi dopo possiamo prendere anche della roba un po' meno elegante, ecco. Un po' più giù alla buona, ecco. Ho anche questi pantaloni qua. È molto largo, non, sicuramente non piace a tutti. Però secondo me me lo godo questo qua. Allora prendo questo pantalone qua. Sì, mi prendo questo pantalone qua. Mi prendo una maglietta, tipo questa. Andrà benissimo. Mi posso prendere anche questa maglietta qua, comunque. C'è un po' di azzurro qua. Andare in spiaggia. Questo vestito qua che è lungo, però è molto leggero. Questo l'avevo comprato a Oisho. Questo me lo prendo sicuramente. Bene. Ah, per andare sempre in spiaggia prendo anche questo vestitino qua, fatto così, dietro un po' aperto. Questo l'avevo preso da Calzedonia una volta. Andrà benissimo anche questo. Comunque vedo che ho preso tutti i colori, nero, nero e verde. Nero, verde, qualcosa di bianco, però poca roba. Niente, prendo anche questo per fare in casa, per cucinare. Cucinare, cioè cucinerò poco, ecco. Però per fare due bistecche la sera. E basta, direi. Ah no, prendo anche una felpa perché. Ma se io mi prendo anche un paio di pantaloni da tuta. Un paio di pantaloni da tuta e sono a posto. Ottima soluzione. Allora, prendo un paio di pantaloni da tuta se viene freddo. Ma non credo che viene freddo, dai. Ma se viene freddo? Ho visto che piove. Ah, prendi una felpa. Questa devo metterla qua. Sì, devi mettere la tua roba lì. Pensavo di prendere lo borsone termico, però guarda che condizione è. Quel borsone lì, guarda che condizione è. Questo prendilo. Ah, ma sai cosa? Perché? Cosa si era scaravoltato dentro? Io l'avevo lavato, qui l'ho messo Ah, girato. sei tu che hai lavato. Ah, ma tu sei Ma bravo. no, ma lo vedi, questo qua vado Dio. Questo qua lo metto sotto là da me, dentro la mia valigia. Senti che muffa.
Sì, muffa. E dopo me lo sono scordato, scravoltato. Ecco perché ha fatto la buffa. Allora, visto che ha fatto la muffa, dopo quando arrivi lì, lavi quel borsone lì come Dio comanda. Ecco, quello lo metti nell'acqua, poi fai così, la muffa va via. Lo fai tu Va così. bene. Respira. Allora, la maglietta, questa qua, che è abbastanza pesantina, è carina, eh? Non so. Come scarpe cosa prendi? Prendi mocassino, la ciabatta. Prendiamo anche questa qua, voilà. Basta. Io la mia valigia l'ho già fatta. Prendiamo anche un'ombrella qua. Scarpe, buono. Allora, sì, ma Cassino è qua. Questi qua? No, questi qua no. Questi qua sono da montagna. Bravo. Com'è che si fa la valigia? Così. Così. Ah, così, con la ciabatta. E se mai sei andato anche giù del cane Va con bene, quella lì. ascolta, va bene così. Questa con questa. Questa con queste. Quella là, quelle blu, questa qui la prendo perché non la uso mai. Va bene. Va, poi basta. Sei stato bravissimo. Allora, qua io poi. Sai anche piegare? No, Andrea. Va bene, lascio piegare la roba io. Basta! Se no, prenditi un paio di pantaloncini da portare in casa, che Ce li ho? in cotone, dico. Quelli là dell'Alessia. Questi prendo. La cintura? No, non hai bisogno di una cintura, no. Ce l'ho con le branche che vengo, vedi queste? Ah, così. Bravo, bravo. Tu sì che sei Questo lo un possiamo uomo lasciare a casa. buono. Ma prendi, se no dove te la metti? Allora, queste fai così, beh. No, mettici prima quello lì. Queste qua, devi mettere in modo che così, un altro paio di braghe. Dammi questo, lì, così vedi, ho neutralizzato le ciabatte e adesso posso andare a metterci la roba chiara. Neutralizzato le ciabatte. Sì, Quattro bravissimo. paio di mutande. Tanto la usi un po' con le mutande, non c'è sempre nulla. Allora, con lo speck, due con lo speck, ci ho fatto prosciutto cotto piselli qua invece al ragù, così prendo anche questa pasta qua, le carote.
questo. Allora, questo però... Allora, prendi questo. E dammi questo. Poi questo lo devo tenere così, dammi, però. Dammi. Okay. Così non lo rovesciato. Va bene. Di partire, saranno in acqua. Sì, c'è questo qua. 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'era il Walkman e Fiorello al Caracas.